Grande successo per la quarta serata di Strani Incontri con Filippo Laporta, che ha presentato il suo nuovo libretto Indaffarati, un libro che tocca questioni come il pensiero critico, l'intelligenza, l'educazione sentimentale, la letteratura e la lettura, a cui non sembrano particolarmente appassionati i giovani sempre più impegnati a fare troppe cose simultaneamente piuttosto smemorati. Al termine del primo appuntamento, Luce, cantautrice barese, ha presentato il suo nuovo album Segni, un viaggio di 40 minuti e 10 tracce attraverso un pop rock di ispirazione nord-europea per le sonorità acustiche. Immensa soddisfazione per Alessandro Aruta, responsabile del progetto, e per Vito Santoro, direttore artistico del festival. Strani Incontri continua, il quarto appuntamento ha visto protagonista Filippo Laporta e Luce. Domani invece sarà la volta di Marcello Introna con il libro Per Coco, Elisabetta Pastore che presenterà il libro Non respirare e in chiusura della serata il reading musicale dedicato a Pino Daniele Ho sete ancora. Devo dire, siamo molto entusiasti dei risultati che stiamo ricevendo, del riscontro che stiamo ricevendo con questa manifestazione, anche perché abbiamo raggiunto un bellissimo obiettivo, ovvero quello di vivere serenamente una delle strade più belle di Trani, via Mario Pagano. Grazie e continuate a seguirci.